Mercoledì 26 giugno, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene alla Camera in vista del Consiglio UE che prenderà il via domani. L'Europa diventi più attrattiva, serve sburocratizzare e combattere la concorrenza sleale. Centralità del Mediterraneo essenziale, la transizione green non deve penalizzare la sostenibilità economica e sociale. Sulla difesa, ipotesi utilizzo obbligazioni europee per gli investimenti. E in tema di transizione, anche il trasporto aereo subisce i costi delle tassazioni green imposte dall'Europa. Lufthansa ha annunciato rincari per tutti i biglietti in vendita da oggi per i voli in partenza dal 1 gennaio 2025 dai paesi UE. Il supplemento ambientale riguarderà rotte nazionali, internazionali e intercontinentali. Cambio di guardia al vertice della NATO. Mark Rutte è stato ufficialmente nominato prossimo segretario generale. Il premier olandese subentrerà Jens Stoltenberg, assumendo le sue funzioni dal 1 ottobre. Passiamo al mercato del lavoro. Il mismatch tra domanda e offerta nel settore dei trasporti e della logistica è sempre più ampio. Lo conferma Randstad dalla ricerca di oltre 1.600 profili per il comparto, tra le figure più richieste magazzinieri, mulettisti e autisti. Veniamo all'allarme dell'Istat sulla crisi demografica italiana. Nel 2023 il numero degli anziani ha quasi doppiato, la quota di giovani con meno di 15 anni, invecchiamento e calo della popolazione colpiscono maggiormente il sud. In chiusura ai mercati finanziari, le borse europee caute e incerte dopo la debolezza di ieri, listini continentali poco sopra la parità con Piazza Affari che invece è piatta, poco mossi i prezzi di gas e petrolio. Sul valutario l'euro è scambiato a 1,07 dollari. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.